E dopo questo bellissimo video andiamo avanti nella nostra serata. Esatto, continuiamo chiamando i bambini della nostra parrocchia che con le loro meravigliose voci bianche si esibiranno. Canteranno un noto successo. Canteranno un noto successo di Cesare Cremonini, Buon viaggio. Un applauso. Un applauso ai bambini. Belli caldi per questa serata. Esatto, vi faremo scaldare un po' le voci. Quindi ora proviamo a fare tutti insieme. La 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 la. Più forte. La 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 la. Però non vi vedo ancora convinti, un po' di più, dai. La 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 la. La 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 la. Perfetto. Ora proviamo tutti insieme il ritornello di una canzone. Ma il Donpa è sempre più su. Paderno Dugnano. Ma il Donpa è sempre più su. Vai, un'altra volta. Più convinti che... Vi siete sembrati un po' silenziosi quest'ultima volta. Dai, riproviamo. Ma il Donpa è sempre più su. Paderno Dugnano. Vai voi. Ok. Hai capito che... Non c'è collaborazione. Vi troveremo in
un'altra volta in cui sarete, avrete le voci più calde magari. Ora continuiamo con la serata. È il momento di gustarci il secondo video. E si tratta delle benedizioni natalizie. Esatto. È risaputo che i preti non siano proprio degli assi ai fornelli. Don Paolo si è dimostrato un bravo prete proprio perché anche lui non è bravissimo a cucinare. Per di più, uno di questi giorni di traslochi e di grandi cambiamenti ha dimenticato di fare la spesa. Guardiamo cosa è successo. Buona visione.